Mercoledì 6 dicembre 2023 ci troviamo alla Kimbo SPA, la torrefazione campana tra le più antiche della regione e tra le prime in Italia. Siamo in compagnia del presidente Mario Rubino. Mario, che cosa terrete oggi? Allora, io non metto la stessa enfasi che metti tu, perché io sono un po', diciamo, non sono abituato alle telecamere. Oggi che cosa stiamo facendo? Oggi stiamo realizzando un sogno aziendale. Il sogno aziendale è cominciato nel 2016, creando questo spazio soprattutto per gli addetti ai lavori e per, soprattutto per formare quella che era la classe operaia, cioè nel senso i baristi, di quelli che dovevano trasformare il nostro prodotto, che riteniamo eccellente, in una tazzina di caffè eccellente. E questo siamo riusciti a farlo, siamo riusciti a formare, però ci siamo resi conto che purtroppo il pubblico, cioè i clienti che dovevano poi giudicare una tazzina di caffè che doveva essere a questo punto differente dalle altre, non riuscivano ancora a determinare diciamo, il gusto particolare, e per loro, per la maggior parte, è ancora una tazzina di caffè che serve soltanto per andare a scandire i momenti della giornata. Allora noi abbiamo adesso, a questo punto, vogliamo formare quelli che sono i clienti, creando anche in questo caso dei clienti eccellenti. Come fare? Abbiamo quindi preso questo spazio, che era uno spazio tecnico, lo abbiamo reso in un'aula, diciamo, semi-universitaria, e ci siamo aperti al pubblico e abbiamo chiamato i migliori docenti in questo momento, tecnici, che possono parlare di caffè, che sono Andrea Godina, ci sta la Bieker di Trieste, Mauro Illiano di Napoli e infine il presidente dell'AIS Campania, Tommaso Luongo. Li abbiamo messi intorno a un tavolo e abbiamo deciso con loro di aprire questo spazio a un pubblico, perché possiamo parlare di cultura e ovviamente una cultura di caffè, proprio per cercare di formare i clienti futuri, perché possono dare un giudizio, diciamo, di coscienza a un caffè che noi riteniamo un caffè di eccellenza. Questo anche perché i consumatori, diciamo, non sono formati e informati rispetto a quello che è il percorso del caffè dalla piantagione fino alla tazzina. No, probabilmente non sanno nemmeno che il caffè sta sulla pianta, pensano che il caffè sia soltanto un prodotto, un succedaneo che si trova nella tazzina, cioè, molto spesso non ci si fa delle domande, e purtroppo le domande servono perché possono avere delle risposte, e le risposte a questo punto servono per capire anche alcune condizioni, soprattutto per coloro che lavorano nelle piantagioni, e noi ci stiamo proprio spostando su quelle che sono le piantagioni eque e solidali, cercando di scartare le piantagioni dove purtroppo il lavoratore è sfruttato, o peggio ancora nelle piantagioni dove vengono utilizzati i bambini. Questa è un'altra cosa a cui teniamo moltissimo, quindi un bilancio sociale, cercando di migliorare quello che è anche la qualità della vita di tutta la filiera che porta poi il caffè in tazza. Bene, e allora parleremo a questo punto anche con Mauro Illiano tra poco, di cultura del caffè, e con Tommaso Luongo del collegamento che siete riusciti a realizzare insieme all'Associazione Italiana Sommelier. Assolutamente sì, abbiamo fatto un lungo percorso fra di noi per cercare di trovare la giusta sinergia per parlare di uno stesso prodotto in modo differenti, per poi dare le giuste notizie che poi servono al discente per portarle fuori, per cominciare a prendere quelli che sono i gusti, i flavor del caffè, e quindi per dare anche dei giudizi sensati e non più mi piace o non mi piace, zuccherato o non zuccherato. Mario Rubino, presidente di Kimbo SPA, grazie. A voi. Wow.